Bentornati, ben ritrovati amici del gusto relativo. Oggi degustiamo un altro vino in collaborazione con Vino 75. È il Merlot in purezza di Villa Pillo, scusate. Villa Pillo preferisce dargli un nome, si chiama Sant'Adele. Villa Pillo è un'azienda che abbiamo già recensito sempre in collaborazione con Vino 75. Oggi andremo a degustare, ad assaggiare e ad identificare tutte quelle che sono, diciamo, le caratteristiche di questo Merlot. Descriviamo prima il vino. Oggi purtroppo Vino 75 è in aggiornamento, quindi le informazioni le prendiamo direttamente dal sito, come d'altra parte facciamo sempre, solo che alterniamo sito e Vino 75. Oggi ve le indicheremo e vi riporteremo solo quelle che sono sul sito dell'azienda villapillo.com. Bene, abbiamo già detto che è un Merlot in purezza, vigneti impiantati dal 1991 al 1995, vendemmia 2002, 2004, 2008, settembre, affinamento, questo fa 15 mesi in barrique francesi, delle quali 80% usate di un anno e 20% nuove. Produzione 12.000 bottiglie. Ecco, avevamo letto altro prima. Comunque, ci dice 80% usate e 20% nuove, quindi barrique francesi. Questo è il vino, l'azienda l'abbiamo già detta, un'azienda di Gambarsi Terme in provincia di Firenze. Andiamo dunque a degustare il vino. Ecco, così si presenta nel bicchiere, lasciamo che le bollicine provocate, diciamo, dall'ingresso del vino nel bicchiere spariscano. Nel frattempo sicuramente possiamo cominciare ad effettuare l'analisi visiva del vino, che come sempre sappiamo che analizza dal punto di vista cromatico, di trasparenza, di limpidezza, di intensità cromatica e di fluidità, diciamo così, il vino. Allora, io lo definirei sicuramente un vino dal manto rosso lupino, tendente al rosso mogano. Un vino dalla carica cromatica intensa, direi, limpido e tra il trasparente e il poco trasparente. Ovviamente contestualizziamo sempre un vino rosso, stiamo parlando di un vino rosso. Bene, passiamo ora all'analisi olfattiva, colei che ci dice la maggior parte delle informazioni, quelle più caratteristiche, più precise del vino. Nel frattempo chiudo il PC e vado a degustare, o meglio a percepire quelle che sono le caratteristiche olfattive del nostro vino. Sicuramente, ecco, sicuramente una cosa che volevo dirvelo subito, una cosa che avevo già sentito prima, è che il vino risulta essere un po' ridotto, come si suol dire, cioè presenta delle leggerissime imperfezioni. È probabile che sia dovuto anche al fatto di una permanenza eccessiva all'interno delle botti o da diverse altre cose. Ovviamente il vino è un trasformato abbastanza complesso. Comunque la prima cosa che è sicuramente indispensabile e dire di questo vino è che presenta delle leggerissime imperfezioni. In tutti i modi, ecco, in tutti i modi cominciamo. Allora, innanzitutto c'è una forte, accentuata nota fruttata sotto spirito, cioè sotto soluzione alcolica. Richiama molto una ciliegia sotto spirito. Viene fuori anche una punta di erbaceo e viene anche fuori una caratteristica particolare. Io direi, faccio sempre distinzione tra una caratteristica minerale ed una caratteristica che richiama più al sale, all'odore del sale. Qui siamo in presenza di un vino che richiama più, diciamo, l'odore del sale, quindi la definirei una caratteristica salina, diciamo così. Ora, non rientra né tra i minerali né tantomeno tra le spezie,
è una caratteristica a parte, a sé stante, un sentore salino proprio. E sicuramente, questo fa riferimento a ciò che dicevamo prima, una caratteristica, un sentore che richiama la botte, quindi c'è un boisé abbastanza accentuato in fase finale. Io direi che più di questo il vino non presenta. Questo sicuramente lo colloca tra vini complessi, però per quanto ho detto io, all'inizio dell'analisi olfattiva, non mi permette di collocarlo tra i vini con una eleganza particolare, con una finezza particolare. È un vino sicuramente fine, mediamente fine, ecco, tecnicismi lasciamoli perdere. Potrebbe essere migliore se non fosse per questa leggerissima riduzione che ha. È un vino franco perché le sue caratteristiche odorose, i suoi sentori odorosi si riescono ad identificare in maniera precisa e selezionata, ed è un vino, come ho già detto, complesso, mediamente complesso. L'intensità olfattiva, altro fattore molto importante, è sicuramente definibile intensa, perché il vino al naso non si presenta scarico, ma piuttosto porta con sé una certa quantità e una certa anche qualità, devo dire, di sentori che lo possono sicuramente collocare tra i vini intensi. Passiamo dunque all'analisi ora gustativa. Ecco, allora, innanzitutto devo dire che il vino, e questo mi fa molto piacere, sta migliorando. Noto che sta migliorando, noto che probabilmente sarebbe dovuto essere stato ossigenato un po' di più, ma non fa nulla, ve lo posso dire e ve lo sto dicendo, sta davvero migliorando. Cosa diciamo della bocca? Della bocca possiamo dire che anzitutto il vino non ha un bel corpo, cioè non ha un volume tale da riempire la bocca, però chiaramente definirlo un po' meno che di corpo sarebbe riduttivo, quindi diciamo che è un vino sicuramente di corpo. È un vino poco morbido perché presenta molto più caratteristiche pungenti, caratteristiche spigolose. Da che cosa sono date queste caratteristiche? Beh, anzitutto di pungenza, di spigolosità. Anzitutto direi il tannino. Un tannino, un vino dal tannino, diciamo, presente, che si fa sentire, lo definirei tannico, perché aggredisce in maniera consistente le parti più morbide, più molli, ecco, forse voglio dire così, della bocca, quali le gengive, e le aggredisce in maniera anche non molto precisa. L'acidità di questo vino è un'acidità fresca, e quello che è più caratteristico invece è la sapidità. È un vino sicuramente sapido ed è un vino che in retro olfattiva mischia la sapidità ad una nota amaricante, diciamo in maniera, ecco, consistente. La bocca rimane viva, rimane, ecco, anche abbastanza piena da questo punto di vista, cioè la sapidità che si unisce con questa nota amaricante, diciamo, ti rimane un po' una retroolfattiva che si fa sentire, ecco, non è che sparisce subito. Ovviamente, come sempre, è un vino secco, e per quanto riguarda l'equilibrio, io direi che equilibrato, mediamente equilibrato, tutto sommato le parti dure affiancate alle parti morbide non si può dire che non si sposino in maniera ecco, equilibrata. Questo mi permette per l'appunto di dire che il vino è equilibrato, mediamente equilibrato. In retroolfattiva, ve lo ripeto, mi piace dirvi che rimane questa leggera nota amaricante. A me solitamente non dispiace questa caratteristica dei vini, anche se stava migliorando, però vi dico che
rimane questa leggerissima imperfezione. In tutti i modi è un vino da acquistare, lo potete trovare ovviamente sul Vino 75 alla cifra di intorno ai 15 euro, se non sbaglio, non vorrei dire una stupidaggine, ma potete andare ovviamente su vino75.com e vedere il prezzo di questo vino. Gli abbinamenti, beh, data la sua nota amaricante, data la sua nota sapida, io l'abbinerei con qualcosa di particolare, veramente particolare, per esempio delle verdure molto amare, penso alla Catalogna, penso alla cicoria, che sono delle verdure che hanno questa tendenza amara più o meno accentuata. Poi ovviamente vi potete sbizzarrire con quello che volete, gli abbinamenti con i rossi sono, diciamo, quasi tutti a base di carne, quindi potete sbizzarrirvi con la carne rossa come e quanto più preferite. Bene, io ho concluso, vi posso salutare, come sempre, un saluto da Tiziano, viva il vino!